non ci danno nessun vantaggio. E questo è fondamentale perché le relazioni tossiche inquinano la nostra vita, ci rendono la nostra vita, come possiamo dire, estremamente negativa. Dobbiamo imparare a liberarcene e accogliere la possibilità di una nuova situazione. Accogliere la possibilità di una nuova situazione è molto importante se vogliamo vivere bene, molto importante se vogliamo essere felici, se vogliamo evitare di vivere delle situazioni di merda, fondamentalmente, delle situazioni che non ci portano nessun beneficio, delle situazioni che non ci portano nessun vantaggio. Purtroppo, spesso noi siamo sommersi da situazioni negative e dobbiamo trovare la forza, il potere di liberarcene. Questo è una delle cose, delle prime cose, una delle cose più importanti e una delle cose fondamentali se vogliamo avere una vita felice. Salutiamo la nostra Roxy, salutiamo la nostra Roxy. Bene, bene. Allora, come facciamo quindi a far sì che tutto questo avvenga? Far sì che tutto questo avvenga? Come possiamo fare spazio a cose positive e per lasciare spazio, diciamo, per toglierci dai piedi tutte le situazioni negative? Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose importanti. Intanto iscriviti al canale, attiva la campanella, fai una donazione al canale se vuoi farla, perché dà un sostegno al canale. E se vuoi abbonarti, puoi abbonarti. Allora, il primo punto è, diciamo, liberarsi delle relazioni tossiche che non ti danno niente o non corrispondenti a quelle che sono le nostre esigenze, perché noi dobbiamo avere delle esigenze, non è che non dobbiamo avere delle esigenze. Le esigenze non sono delle aspettative. Io esigo che una relazione abbia queste caratteristiche. Se questa relazione non ha queste caratteristiche, punto e basta, chiudo, me ne libero, me la tolgo dai coglioni. E questo è il punto fondamentale, questo è il punto molto importante. Dobbiamo liberarci dalle relazioni tossiche non corrispondenti a un passo fondamentale per promuovere il nostro benessere emotivo, per aprire la strada a esperienze più positive, per aprire la strada a esperienze più soddisfacenti. Queste relazioni, diciamo, ci trattengono in un ciclo di stress, queste relazioni ci trattengono in un ciclo di insoddisfazione, ci trattengono, salutiamo Vice, in un ciclo di, come dire, dipendenza emotiva, no? Quando si lascia andare, e dobbiamo imparare a farlo, ciò che non serve più si fa spazio a nuove opportunità, si fa spazio a nuove possibilità di crescita personale, si fa spazio a una nuova felicità, si fa spazio a nuove opportunità, a connessioni più autentiche. Quindi, quando noi ci rendiamo conto che non siamo amati, non siamo rispettati come noi vorremmo, dobbiamo tenere presente che ci dobbiamo allontanare. Questo è il primo punto da prendere in considerazione, il punto più importante da prendere in considerazione. Dobbiamo allontanarci necessariamente da tutto questo, quindi dobbiamo liberarci dalle relazioni tossiche. Questo può essere un processo difficile, diciamo, ma è necessario. Quindi è necessario trovare le giuste energie, è necessario trovare la giusta forza per liberarci di queste relazioni che sono estremamente nocive, estremamente nefaste, estremamente negative. Per prima cosa devi riconoscere la tossicità. Questo è il primo punto fondamentale. È importante essere onesti con se stessi e riconoscere quando una relazione è diventata tossica. Fai attenzione, diciamo, a tutta una serie di segnali che ci fanno capire che la relazione è tossica. Ad esempio, se una persona cerca di manipolarti, se una persona cerca di mancarti di rispetto, se una persona è gelosa, le persone gelose, via dei coglioni. Ma le relazioni tossiche possono anche essere relazioni familiari, non sono soltanto relazioni sentimentali affettive. Le relazioni tossiche possono essere anche con i nostri familiari.
È un familiare che ti dice quello che devi fare e quello che non devi fare, che ti dice quello che per te è giusto e quello che per te non è giusto. E quella è una relazione tossica, perché nessuno ti deve dire che cosa devi fare o cosa non devi fare, che cosa è giusto per te, che cosa non è giusto per te. Cioè, salutiamo anche la nostra Betty Cottage, cioè la relazione tossica non è soltanto una relazione sentimentale affettiva. Potrebbe essere anche una relazione tossica con un familiare, anche un familiare stretto, un figlio, un genitore, un parente, un fratello, una sorella. E purtroppo le relazioni tossiche vanno allontanate, comunque sia, e comunque non vanno mai assecondate, perché nel momento in cui tu assecondi, la manipolazione, nel momento in cui tu assecondi il giudizio degli altri, praticamente sei fregato, sei praticamente fregato. Se qualcuno ti dice quello che devi fare, quello che non devi fare e tu accetti, sei praticamente manipolata, consapevole di essere manipolato. Quindi questa è una relazione tossica, perché noi spesso diciamo vediamo le relazioni tossiche solo in ambito sentimentale affettivo, che è ovvio che le relazioni tossiche sono in ambito sentimentale affettivo, ce ne sono tante, ma non soltanto in ambito sentimentale affettivo, anche in ambito familiare, perché nella famiglia, soprattutto nella famiglia d'origine, ci sono tante manipolazioni. Ad esempio, ci sono tante manipolazioni, salutiamo la nostra Ghenettina, ci sono tante manipolazioni tra genitori e figli. Quindi i figli non devono farsi manipolare dai genitori, ma neanche i genitori devono farsi manipolare dai figli. Non bisogna accettare il giudizio, salutiamo la nostra carampagnocca Patrizia Perotti, non dobbiamo accettare il giudizio delle altre persone e dobbiamo prendere una posizione. Nel momento in cui noi accettiamo e facciamo quello che le altre persone ci dicono, siamo fregati, perdiamo autostima, siamo dei mentecatti, siamo dei derelitti, siamo persone che non valgono niente. Se vogliamo essere persone che valgono, dobbiamo sapere imporre il nostro punto di vista per quanto riguarda noi stessi, fondamentalmente. Preferisci essere un mentecatto o preferisci essere una persona con valore, una persona con autostima? Dipende da te. Dipende esclusivamente da te. Se vuoi essere un mentecatto, basta che fai quello che ti dicono gli altri. È semplice. Basta che fai quello che gli altri ti dicono, basta che accetti le manipolazioni degli altri. Non è che ci vuole molto, è molto più facile essere mentecatti, è molto più facile essere mentecatti che essere, diciamo, uomini e donne di valore, perché un uomo e una donna di valore non accetta le imposizioni degli altri. Un uomo e una donna di valore non importa se ti dice cosa devi fare, è tuo figlio, tuo nipote, il tuo gatto o chi per esso. No, tu fai esattamente quello che tu scegli liberamente di fare senza accettare nessuna imposizione degli altri, perché se una persona ti vuole imporre delle cose non ti dà valore e se non ti dà valore fuori dai maroni, assolutamente devi levartelo dai coglioni, fuori dai maroni. E questo è un punto fondamentale. Ma è mio figlio, ma è mia madre, ma non importa chi sia, cioè noi dobbiamo come dire allontanare dalla nostra vita tutte le situazioni che ci generano malessere, che ci generano sofferenza. Salutiamo UFO abduction. Questo è un punto fondamentale, no? Perché altrimenti, se non facciamo questo, altrimenti entriamo in una. Il gatto ti fa credere che sia una scelta tua. Esatto, il gatto sì. Il gatto sì. L'unico tollerabile è il gatto, ma nessun altro. Noi dobbiamo, diciamo, come possiamo dire, evitare di cadere in una logica masochista, no? In cui accettiamo delle cose che non dovremmo assolutamente accettare. È ovvio che, come dire, noi siamo stati, come dire, abbiamo degli imprinting, ma questi imprinting dobbiamo superarli. Dentro di noi ci sarà un genitore affettivo e un genitore normativo. Però, diciamo, noi non dobbiamo essere succubi della volontà, di queste istanze che vivono dentro di noi.
Quindi questo è un altro punto molto importante, altrimenti saremmo vittima di giochi sadici, no? Saremmo vittima dei giochi sadici perché le persone sadiche non sono solo quelle che ti fanno soffrire dolorosamente, diciamo, sono quelle che ti vogliono governare, che ti vogliono manipolare, che ti vogliono indurre a fare delle cose che tu di fatto non vorresti fare. E questo è un grave errore, quindi le relazioni tossiche vanno riconosciute e vanno eliminate, perché se tu non le elimini vuol dire che te le porterai dietro fino nella tomba. Noi dobbiamo eliminarle appena si manifestano, senza ombra di dubbio. Salutiamo la nostra Chiara. Allora, quindi noi abbiamo, come dire, de delle figure negative, no? Dentro di noi. Abbiamo ad esempio un genitore negativo, no? Secondo un modello transazionale abbiamo dei genitori affettivi, un genitore normativo e quindi dentro di noi ci sono varie istanze. Noi dobbiamo imparare a governare queste istanze, a renderci conto che queste sono fondamentali perché. Poi, tra l'altro, la cosa interessante è che quando una persona incarna un modello genitoriale, ad esempio un genitore normativo, un genitore affettivo negativo, cercherà cercherà di indurti come possiamo dire, degli stati totalmente negativi, ad esempio. Ti potrà dire tu non devi fare questo, tu non devi fare quello, vieni qui. Ad esempio, no, come la mamma che al bambino dice a spiaggia, no, vieni qui, mettiti la crema, altrimenti ti scotti. Ti dà degli ordini, ti dice quello che devi fare. Ripeto, queste figure genitoriali possono essere anche occupate da un partner, possono essere anche educate, impersonate da un figlio, non importa. Chi possono essere parenti tossici, vanno eliminati anche i parenti tossici. Un figlio che ti dice: guarda come vai vestita in giro, sembra una troia, cambiati vestito, mettiti questo, che quello lì non va bene. Per dire un figlio, una figlia che dice fa un discorso del genere a una madre, va eliminata dalla nostra vita, eliminata. Cioè, non dobbiamo più darle attenzione. Ma è mia figlia, non importa, chi sia che cazzo vuole. Una persona che si comporta in questo modo o si allinea o va eliminata. Eliminandola, allontanandola, tu avrai la possibilità di, allontanandola, tu avrai la possibilità di, rimettere in gioco la tua forza, avrai la possibilità di rimettere in gioco, diciamo, la tua energia, avrai la possibilità di rimettere in gioco e quindi. Se torna e vedrai che torna, tornerà con la coda tra le zampe. Questo è il concetto di fondo, no? Noi non dobbiamo accettare che qualcuno ci dica quello che dobbiamo fare o quello che non dobbiamo fare, perché altrimenti, se noi accettiamo e se noi non mettiamo in atto la nostra idea, il nostro valore, perderemo di autostima, perderemo tantissima autostima, ma anche nelle relazioni sentimentali e affettive, no? Se tu, perché perdi poi stima dappertutto, perché non è che la perdita di autostima la perdi soltanto in quell'area, la perdi in tutte le aree. E poi giustamente non ti vuole più nessuno, perché chi è che vuole una persona con bassa autostima? Nessuno. Non la vuole nessuno, perché giustamente diciamo, cioè non la vuole nessuno, incontrerai soltanto persone negative, incontrerai soltanto narcisisti, incontrerai soltanto persone che in qualche modo ti tratteranno da pezza da piedi, perché il problema di fondo è che noi non dobbiamo farci trattare da pezza da piedi da nessuno, soprattutto dalle persone che ci sono vicine. Questo è il punto fondamentale. Dobbiamo imparare ad avere, diciamo, a essere certi, a essere sicuri delle cose che facciamo e non lasciarci condizionare. Il condizionamento è una delle cose peggiori che può capitarci. E quindi quando una persona non ci merita, ce la dobbiamo allontanare. Questo è un concetto di fondo. Ovviamente nelle relazioni sentimentali affettive ha maggior ragione, perché nelle relazioni sentimentali affettive non ha senso trattenersi una persona
che in qualche modo non è allineata a quelle che sono le tue esigenze. Però in nessun ambito della vita noi dobbiamo avere proprio la forza di riconoscere la tossicità, riconoscere la tossicità. Prima di tutto è importante essere onesti con se stessi e riconoscere quando una relazione è diventata tossica. Fai attenzione ai segnali, come ad esempio la mancanza di rispetto, il volerti condizionare, il dirti questo devi farlo, questo non devi farlo, così devi comportarti, cosa non devi comportarti, oppure la gelosia, la possessività eccessiva, sono tutti sinonimi di relazioni tossiche. L'abuso, il devi far questo, devi far quell'altro, ecco qua, gli insulti, sei una troia, per dire. Quindi noi dobbiamo riconoscere i segnali di avvertimento e identificare le relazioni tossiche. Se una persona ti manca di rispetto, ad esempio ti umilia, ti denigra, non rispetta la tua volontà, non rispetta quello che tu desideri, è un segno che la relazione è tossica. Se una persona cerca di manipolarti, cioè cerca di controllarti, di indurti a fare delle cose che tu non vorresti fare, quindi utilizzando le emozioni ovviamente, no? Squalificandoti. Cioè, chi vuole entrare nella tua vita e cambiarla, questa è una relazione tossica, perché il cambiamento avviene naturalmente interagendo con le persone, ma chi vuole entrare nella tua vita a gamba tesa, cambiare quelle che sono, quello che è il tuo modo di essere, quelle che sono le tue abitudini, te ne devi allontanare. E tu dici, ma uno non può allontanarsi da un figlio, da un genitore, da un marito. Certo che puoi farlo, lo puoi fare, sì. E devi solo avere il coraggio di farlo e vedrai che quando l'hai fatto, dall'altra parte ci sarà un cambiamento di atteggiamento. Certo, questa è già una violenza psicologica, ma siamo noi che accettiamo, Betty, siamo noi che accettiamo, no? Nel momento in cui tu accetti, bisogna avere la forza del vaffanculo. Quindi il vaffanculo deve scaturire pesantemente, perché se tu riesci a toglierti dai piedi comunque questo tipo di relazioni, riesci a lasciare andare chi non ti merita. Chi non ti merita, devi levartelo dai coglioni. Non importa il ruolo che abbia nella tua vita. Questo è il concetto di fondo. Non importa il ruolo che abbia nella tua vita. Se una persona è negativa, può essere anche padre eterno, può essere un tuo parente stretto, può essere chi vuole, ma te lo devi togliere dai coglioni. Perché sennò altrimenti giustifichi tutto fondamentalmente, no? Noi non dobbiamo giustificare niente, nessuno invece. E questo è un altro punto molto importante da prendere. Bisogna avere la forza di reagire e andarsene, certo, e non prendere in considerazione. Se la relazione, ma la relazione è tossica quando qualcuno ti manca di rispetto, ti manipola, è geloso, è geloso, possessivo. Se una persona è gelosa e possessiva, ad esempio un partner che vuole controllare i tuoi movimenti, vuole controllare le interazioni con gli altri, è un segno di insicurezza, è un segno di tossicità della relazione. Quindi, persone che ad esempio cercano il litigio, salutiamo la nostra Sissi, la vecchietta, persone che cercano il litigio, persone che cercano diciamo di interagire negativamente in qualche modo, no? Quindi persone che si pongono sempre simmetriche, sono tutte situazioni sinonimi di relazioni tossiche, di relazioni negative, salutiamo Sissi, di relazioni negative. Quindi riconoscere questi segnali richiede onestà con se stessi, richiede una valutazione obiettiva della relazione, perché noi con l'amore tendiamo a giustificare tutto, no? Tendiamo a giustificare tutto. Ma io lo amo, oppure Emma è mio figlio, Emma è mia figlia, Emma è il mio gatto, Emma è qua, Emma è là, ma può essere chi cazzo vuole. Tu non devi assolutamente accettare le imposizioni, non devi assolutamente accettare le relazioni tossiche, perché diventano relazioni tossiche. Tieni presente che poi nel momento in cui instaura una relazione in cui c'è qualcuno che ti controlla, poi tu perderai totalmente, perderai in toto la capacità di essere libero. Certo, uno può cercare di vedere, ma ci sono tante persone che ad esempio utilizzano
E infatti, attenzione, un'altra strategia manipolativa dei cicli di tensione e riconciliazione, cioè persone che si allontanano, si avvicinano, prima ti dicono sei una troia, poi ti dicono ma no, sei solo una put, poi ti dicono beh, no, vabbè, dai, non ti preoccupare, cioè cercano di creare tensione e poi riconciliarsi. Ecco, questo è un altro sinonimo, no, di relazione tossica, perché persone che vanno a cercare il conflitto seguito da riconciliazioni effimere. È un altro segno di tossicità. Quindi noi dobbiamo imparare a riconoscere questi segnali, questi comportamenti, che tutto sommato non è così complicato riconoscerli, perché è anche abbastanza semplice. Però poi, una volta che abbiamo fatto quello, dobbiamo anche valutare il rapporto, no? Vale la pena provare a dare credito a una persona oppure non vale la pena? Perché valutare il rapporto vuol dire riflettere sulle dinamiche della relazione e valutare se questa effettivamente, se questa relazione ti sta portando gioia. Perché una relazione che non ti porta gioia è una relazione che va chiusa, sentimentale, affettiva, familiare, di qualunque natura essa sia. Non è che i familiari, solo perché sono familiari, come dire, hanno una via preferenziale, sono comunque esseri umani e anche loro. Se sono tossici, pazienza, dovremmo guardare oltre, dovremmo guardare assolutamente oltre. Diciamo, valutare il rapporto è un passaggio cruciale per liberarsi di una relazione tossica, è un punto fondamentale. Di qualunque natura, brava Patrizia, di qualunque natura. Noi dobbiamo valutare cosa si intende, diciamo, per interagire con le persone, no? Ad esempio, questa persona, questa relazione ti dà gioia e felicità perché se ti porta gioia e felicità complessivamente, diciamo, è ovvio che qualunque relazione è un cappuccino, ma se prevalentemente ti porta gioia e felicità è una cosa, se invece ti causa stress perché quando vai avanti in questa relazione non sei libero di esprimere te stessa. Non sei libero di esprimere te stesso, sei bloccato, sei fermato, è ovvio che ci saranno poche chance, poche possibilità. Dobbiamo chiederci se questa relazione ci porta gioia e felicità. Se spesso ti senti triste, frustrato, frustrata, diciamo, a causa della relazione, condizionata, persone che ti vogliono condizionare, ti vogliono dire questo devi farlo, questo non devi farlo. Devi chiuderla, l'unica cosa è chiudere. Chiudere vuol dire mi allontano, vuol dire non ti rispondo più, soprattutto chiudere vuol dire non accetto più i tuoi condizionamenti, non accetto più i tuoi condizionamenti. I tuoi condizionamenti te li puoi ficcare su per il culo. Nel momento in cui tu mi dici quello che devo fare o quello che non devo fare, ti prendi un vaffa e faccio quello che voglio, e faccio quello che voglio. Perché il fare quello che si vuole, veramente fare quello che si vuole, è la chiave di volta che ci porterà veramente dei grandi risultati. Tutto il resto è noia, come diceva qualcun altro, tutto il resto è noia. Ad esempio, è anche importante valutare l'equilibrio e la reciprocità. Una relazione che ci dà benessere, una relazione che noi meritiamo di vivere. È una relazione che ci dà benessere, è una relazione che ci consente di crescere, di avere una crescita personale. Tutto quello che porta un'involuzione personale è una relazione da togliere. Una relazione dovrebbe essere un'opportunità di crescita personale per entrambe le persone. Quindi valuta se questa relazione ti sta aiutando a crescere, a sviluppare te stessa come individuo, come persona. O se sta trattenendo il tuo potenziale, perché ti dice che questo non puoi farlo, quell'altro non puoi farlo, se fai così sembra una troia, se fai così sembra una puttana. E allora il problema è che sei tu, è tuo, se dai credito a queste tipologie di persone. È importante anche mantenere l'equilibrio, qualunque sia il tipo di relazione, no? Perché uno dice, e vabbè, ma è mia madre, è mio figlio, eccetera. No, sono tutte persone adulte. Cioè, fin tanto che c'è una relazione madre-figlio, padre-figlio, quando uno è
È piccolo, ma il resto sono relazioni tra persone adulte, quindi nessuna persona adulta ti deve in qualche modo condizionare, ti deve in qualche modo, diciamo, deve in qualche modo gestire la tua vita. Quindi la crescita personale è uno dei parametri da valutare, ma anche se è una relazione equilibrata, reciproca, dove ci sono degli scambi bilanciati, perché se è una relazione a senso unico, anche questo è sinonimo di tossicità. Una relazione dove c'è qualcuno che prende, qualcuno che dà, è una relazione tossica. È una relazione tossica, questo è un punto importante, è un punto fondamentale. Noi dobbiamo, decidere cosa fare. Purtroppo spesso non decidiamo, cioè purtroppo spesso ci sono a parole diciamo una cosa, ah, io faccio quello che voglio, poi nei fatti, i fatti ci dicono che noi non possiamo fare quello che vogliamo. Perché quello che conta sono soltanto i fatti. Tante le persone a parole dicono: ah, io faccio questo, io faccio quell'altro, ma diciamo, ma fondamentalmente, come dire, poi alla fine siamo schiavizzati. Nei rapporti familiari spesso basta mettere dei paletti. Certo, dobbiamo mettere dei confini. Dobbiamo mettere dei confini, esatto. Noi non possiamo tollerare che qualcuno ci dice cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Dobbiamo andare a fanculo. Dobbiamo avere il coraggio di dire: guarda, io faccio che cazzo voglio e continuo a farlo. E tu non mi devi rompere i coglioni. Se continui a rompermi i coglioni, quella è la porta, ti levi dal cazzo. Punto. E non importa. Cioè, questo è il concetto di fondo, no? D'altra parte bisogna essere determinati e risoluti, ma soprattutto dire quello che facciamo, no? Perché molte persone dicono: ah, sì, poi si genuflettono, si schiavizzano. E fanno esattamente quello che gli altri gli dicono. Cioè, a parole sono capaci tutti, dovete dimostrarlo con i fatti, bisogna dimostrare con i fatti. E perché soltanto i fatti contano, le parole contano zero. Quindi, fin tanto che uno dice, e poi non fa, è un coglione. Cioè, anzi, doppiamente coglione, perché, come dire, si rende conto che dovrebbe fare in un modo e fa nell'altro, quindi diventa doppiamente coglione, diventa un cretino, una cretina. Quindi dobbiamo tenere presente queste cose qua, anche nelle relazioni sentimentali, no? Spesso si parte, beh, ecco, anche le relazioni sentimentali, chi parte in qua, in sesta, spesso finisce in prima, perché tu non puoi partire in sesta in una relazione, una persona dovrai conoscere, dovrai interagire, no? Nelle relazioni sentimentali affettive, chi inizia da anche ci deve essere un equilibrio in tutto. Chi inizia, questo è un po' il principio del love bombing, che non mettono in atto soltanto i narcisisti, però questo è già sinonimo di una relazione tossica, no? Uno che appena ti vede pensa di aver visto la Madonna. E che cazzo? Cioè, o è un folle, o è uno che non capisce una minchia, oppure è uno che, diciamo, ti sta contando delle cucche, no? Cioè, non è che vedi la Madonna appena incontri qualcuno e dici: ah, sono rimasto folgorato sulla via di Damasco. Cioè, bisogna valutare anche che una relazione abbia un senso logico, no? Perché se no non ha un senso logico. Sì che uno dice: ma l'amore non ammette ragione. L'amore certo che ammette ragione. Anzi, se non è ragionato non è neanche amore. Se non è ragionato è praticamente... Se non è ragionato è praticamente, come possiamo dire, una follia, no? Perché l'amore non ragionato dicesi follia. Cioè, quando tu ti lasci trascinare completamente dalle emozioni, vivi una follia, vivi uno stato fo di folle, di follia, uno stato euforico che però non ha nulla a che vedere con l'amore vero fondamentalmente, no? E quindi fate attenzione che poi c'è appunto pieno di manipolatori o manipolatrici che utilizzano questo sistema di darti, diciamo, no? In ogni relazione ci deve essere equilibrio, in un senso e nell'altro. Cioè non ci sta una che ti dà troppo, non ci sta una che ti dà troppo poco, viceversa. Adesso io dico donne, ma potrebbero anche essere uomini, ovviamente. L'equilibrio e la reciprocità è il primo tassello che deve far capire che la relazione merita, che la relazione, diciamo, è una relazione che dobbiamo, che possiamo portare avanti. Questo è un punto fondamentale. È ovvio che ci sono mille segnali di avvertimento, no?
ci sono mille segnali di avvertimento di cui dobbiamo accorgercene. Uno è la gelosia, ad esempio. La gelosia in una relazione ti indica che quella persona è comunque possessiva, perché soltanto chi è geloso è possessivo. Noi non dobbiamo permettere di essere, tra virgolette, posseduti, tra virgolette, da nessuno. Quindi ci sono dei segnali di avvertimento che noi dobbiamo cogliere. Ad esempio, la gelosia è un chiaro segnale, quindi in una relazione sentimentale affettiva, ma anche in una relazione familiare. Anche in una relazione familiare ci sono persone che sono poi gelose di tutte e di tutti. Però se noi ci lasciamo condizionare, vuol dire che non riusciremo mai a venirne fuori, perché chi ci condiziona e ci condiziona chi entra dentro, diciamo, la nostra mente, no? Fondamentalmente, perché poi il mondo è pieno purtroppo di manipolatori, il mondo è pieno di manipolatrici, noi dobbiamo diventare padroni del nostro destino. Dobbiamo decidere di decidere. Questa è una delle decisioni più importanti. Io decido che sono io a decidere. Quindi ricordatevelo, decidete di decidere. Non delegate il vostro potere decisionale a qualcun altro. Io decido di decidere. E quello che decido io è quello che va bene a me, non quello che va bene a te. Perché se va bene a te, io decido di decidere. È un punto fondamentale. Noi dobbiamo avere questa forza di decidere di essere noi a prendere decisioni, che vadano bene, che non vadano bene ad altri, a noi non ce ne deve interessare un fico secco, perché altrimenti saremo schiavizzati. Quindi parte da uno stato mentale, quindi l'atteggiamento mentale è fondamentale, produrrà delle azioni, perché noi dobbiamo anche agire. Produrrà dei risultati. Se i risultati non sono ancora quelli voluti, in modo cibernetico varieremo lo stato mentale, sceglieremo uno stato mentale più proficuo, perché tutto parte dalla nostra mente. E quindi, una volta che noi ci siamo liberati di queste relazioni tossiche, di queste relazioni negative, saremo pronti ad accogliere nella nostra vita nuove situazioni, nuove persone. Ma anche se oggi non ci sembra possibile, no? Perché chi ha avuto relazioni, magari è stato lasciato, pensa che non sia possibile essere felici, diciamo, nuovamente in una relazione. Invece tutto è possibile, però dipende da quello che noi crediamo. Se noi non crediamo di riuscire a farcela, sicuramente non riusciremo a farcela. Quindi questo fa parte del processo di crescita. Il processo di crescita non è soltanto la crescita fisica di quando uno cresce, ma è proprio il sette di bastoni. Funziona sempre bene. Il processo di crescita è quello che noi, diciamo, sviluppiamo a livello mentale, le capacità di resilienza, di comfort. Dobbiamo anche avere il coraggio di uscire fuori dalla zona di comfort. No? La zona di comfort è una bolla che racchiude tutti i comportamenti abitudinari, dei quali conosciamo il significato, dei quali conosciamo le conseguenze. Quindi è necessario che questa bolla si espanda se vogliamo crescere. L'unico modo affinché questo avvenga è affrontare situazioni insolite, situazioni difficili, ma noi dobbiamo imparare ad affrontarle, anche questo tipo di situazioni. Diciamo che quando affrontate qualcosa di difficile, è lì che state crescendo, è lì che state maturando. Quindi le aree difficili della nostra vita sono quelle che ci danno delle indicazioni, ci aiutano a maturare, a crescere, a svilupparci. Dobbiamo imparare a fare questo. La mente ha diversi poteri, noi dobbiamo imparare a sfruttare i poteri della mente, della nostra mente, perché ne abbiamo, dobbiamo imparare ad usarli. D'altra parte dobbiamo cercare di soddisfare tutti i bisogni umani più importanti, perché se non abbiamo i bisogni umani soddisfatti, cioè avere del cibo, dell'acqua, tutto quello che ci serve per vivere, la possibilità di creare una connessione con gli altri, di avere una crescita personale. Noi dobbiamo imparare, ma approfondiremo in altri video.